stiamo facendo un video scherzo ad Anastasia. Adesso la chiamo perché dobbiamo preparare le valigie perché domani siamo in partenza per una località nuova. Ma in questo video insulteremo Anastasia durante appunto la preparazione delle valigie. Abbiamo uno spray che puzza tantissimo e faremo credere che lei che puzza e non si lava. Ma non soltanto questo, anche in generale. Tanto so già che Anastasia si offende, prende e se ne va perché si metterà a piangere. Però noi cerchiamo di essere non troppo. Arriva. Ok, allora, buongiorno cucciolini, ciao. E cosa stiamo facendo, Ani? Le valigie! Sì, vabbè, però non è che ti devi mettere i bubbioni davanti così che c'è lenticchia. Vieni, amore, vieni. Le valigie! Vabbè, amore, Vabbè, ma pure io, mica solo tu. Non è vero, ragazzi. No, non è vero. No, ma... No, infatti, non è vero. Mica ho detto chissà cosa. Vabbè, dai, poi... Ascolta, Ani. Ascolta, allora, io ho già preso le vostre cosine. Fuori forse c'è ancora qualcosa da stendere. No, da stendere, da ritirare che ho steso, sì. I costumi, ricordiamoci una cosa. Ah, erano qua dentro. Li avevi trovati? No, sì, qua ho portato quelli di Novara. Quelli che avevamo qua. No, sono nell'altra... No. Ah, no, Anastasia, il tuo sai dov'è? L'ha appeso in doccia. Ah, fuori! Vai a prenderlo. No, stavo io tossisco. Allora, Anastasia è andata a prendere. Anastasia è andata a prendere i costumi. Ehi, dai! Muoviti! Allora, primo scherzo, sei già offesa che ho detto di non mettersi troppo lì davanti che hai i denti gialli. E già mi guardava male. È andata! Sei sempre la solita lentona! Metti questo con delle calzette in camera, in bagno, così facciamo più veloce. Puoi farlo adesso? Puoi spruzzarlo adesso, non c'è. No, basta, non troppo. Ha spruzzato lo spray e sta arrivando. Allora, Vane, tu controlla. Allora, io ti ho preso per te. Che è un'altra di muffa. Ma dov'è? Anastasia. Dai, Ani. Ok, allora, Anastasia, con la tua velocità sublime, è andata a prendersi il costume, un pochino più veloce. Hai fatto no, una scuola? No! Potevi farla fuori, Ma cosa c'è? Dai, vai lì. Dai, no, ma poi cancello tu. Hai i denti gialli? No! Hai lavato i denti? Sì! Ok, a posto, amore, scusa, ma perché mi dimentico? L'ho attaccata lì la telecamera e mi scordo. Non c'è odore in busta. Sì, c'è un odore strano. No, Vane! Vane, basta, non si dicono queste parole, stiamo girando un video. Esci da lì che ti si vede il tuo fisico... Vieni! Dai, amore, dai! Ma è tuo! Mi sembra grande, non è quello di Vane? No, io non ce l'ho così. Ma tu non vesti 6-7... Cade! Allora, ricominciamo da capo. Anastasia, hai preso il costume, poi qui quale ho? Sì. Il mio, vabbè. È quello lì che abbiamo usato a Novara. Amore. Poi servono le calze mutande. Amore. Mamma, basta! Non faccio più un video. No, amore, dai. Perché? Vieni! Dai, Ani, vieni! Ani! Dov'è? È di qua! Dove sei? Ani! Allora, cucciolini, come immaginavamo, Anastasia è scappata arrabbiata, non la troviamo, adesso provo col telefono a riprenderla. Basta! Vanessa, ma non è un deodorante per ambienti! Insomma! Io ce l'ho preoccupato! Continua a spruzzarlo! È meglio l'aglio! Ne abbiamo tre a casa, però ne ho portato uno solo.
C'è Ani? No. No, niente, quindi tu immaginavi che avesse questa reazione? No, non so. Allora io sto prendendo in giro Anastasia, ma anche lei non è tanto sana di mente. Mentre facciamo il video si mette a fare questi gesti strani. Ani è sul dondolo forse, o no? Anastasia, se sei sul dondolo parla. Ani, amore? Ani, dov'è? Ani! Dai, amore, ti stiamo aspettando! Pippi! Ma cosa ho detto di male? Solo detto che devi avere i denti un po' gialli, non è che ho detto chissà cosa, eh? Vabbè, torniamo subito. Andiamo a cercarla. Andiamo a cercare Anastasia. Andiamo a cercare Anastasia. Ani! Ma dove? Amore! Ma che ho detto, Ani? No! Si è chiusa a chiave! No, non ti chiude la chiave! Amore! Dai, va bene, dai, non dico più il mio... Ma, amore! Adesso tu le prendi, mi stai spruzzando. Anastasia! Ma stop! Ani, dai! No. Dobbiamo fare la valigia, dai! Guarda che sono le 6 e tra poco dobbiamo uscire, per favore! Perché dobbiamo andare a cena e dobbiamo andare a fare quel cambio. Dai, amore! Dai, per favore! Ani! Ma non è uno scherzo, dai, amore, ho sbagliato a parlare, scusa, dai, vieni, ma neanche avessi detto chissà cosa, ho solo detto che bisogna lavarsi i denti un pochino di più, ma per tutti, vale questa cosa, dai. Ma non l'ho detto già. No, infatti non l'ho più detto, l'hai detto tu, Dai, vieni, cucciola. Adesso non si riesce più ad aprire, io lo so già. Ani, riesci ad aprire? Vieni, smettila di... Allora, te la faccio io la valigia? Sì. No, io ti lascio tutti i vestiti qua. Dai, esci fuori. No. Dai. Oh. Vieni. Non ce voglio. Dai, amore, vieni. Non è uno scherzo, ho sbagliato non a parlare. Dai. Fare il video. E non farlo, facciamo le valigie. Fatele. La tua te la fai tu. No, non ce voglio. Dai. Non ce voglio. Dai, amore. No. Dai. No, non ce voglio! Fai la bambina matura, fai vedere ai nostri fan che sei tutta bella matura, che sei caduta dall'albero da poco perché sei matura. Allora, Vanessina, l'abitino lo portiamo perché una sera voglio vederti con l'abitino, eh? Oh, finalmente Anastasia, dai, mamma mia, ho sbagliato a parlare, eh? Cioè, non è che ho sbagliato a parlare, capita! Sono un po' stanca. Sì, c'è un odore, mamma mia, da quando sei andata fuori? Successo. Da quando sei andata fuori Anastasia hai portato dentro un odore, c'è fuori un odore strano. Vabbè, fa niente, dai, allora Anastasia vai a prendere i miei jeans azzurri. Ecco, infatti te l'ho detto che devo prendere altre cose. Conta i pantaloncini. Sei capace a contare? Uno. Vabbè, dai, un po' sì, fino a 5 forse. Sì, fino a 5. Uno, due, tre, quattro. 5-6. Boh, meno male che sono 6, perché sennò secondo me dovevamo finire di contare noi. Comunque, vabbè, poi contare fino a 100. Ah. Uno, allora, cinque, quindi sono 6. Allora, raga. Vieni. Allora, sono 6 e i giorni sono 7. Io direi di portare che c'è? Cos'è che ti guardi indietro? Io direi, ragazzi, della testa? Sì, sono qua. Le ho portate là, sono là. Queste. Ah, ma cosa ci servono? Per la sera magari se stiamo in camera. Sì. Va bene, portale, mettile qua, tutti e tre. Ok, a me non serviranno niente, ma portiamole. Dicevo che sei pettinata? Sì. Stamattina? Sì. Sicura? Sì. E i capelli ti sono lavati? Sì. No. Beh,
Beh, io vedo dei panini bianchi, bianchi. Non è vero. Non lo so, non c'è. Ascoltami, facciamo 7 magliette e 7 pantaloncini. E stop, è inutile portarne di più. Quindi ti manca un pantaloncino, ma l'abbiamo visto, l'ha steso. Poi la mamma te lo va a prendere. Mentre sulle magliette sono stata un pochino più morbida. Vieni Ani, guardami. Allora, io ho portato la canottiera, soprattutto canottiere, ragazze, perché si muore di caldo. Allora, uno. Vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ma sai perché 10? Perché ci sono tante canottiere e qualche maglietta. Così poi potrai decidere anche tu. Allora anch'io. Sì, anche tu. Se ci sono. Ok, brava, Vanessa, conta anche te. Due, tre. Ma anche tu hai qualcosa forse steso, eh? Questa è troppo pesante. Non portarla. Quindi abbiamo detto. Ah, il vestito, va bene. Anastasia. Va bene, anche il vestito? Certo, il vestito sì. Ok, ci siamo. Anastasia, metti le tue cosine qua. Una e due. Poi ti volevo chiedere una cosa. Puoi andare a prendere il sacchetto con le mutande, eccetera, eccetera? Il peluche. No. Sono... Il peluche. Vieni un attimo. Vabbè, però il peluche da bambino è piccolo, cioè è una terminata. Se ti vede qualcuno lì in quel posto poi che conoscerete un sacco di persone, penserà che sei una neonata. Oh, me l'hai regalato tu. Hai capito? Ma te l'ho regalato io 3 anni fa, Anastasia. Dai, non sei una neonata. Non me ne frega! Ma dai, il peluche. Non lo so, anche te il peluche. Non è un peluche. Non lo so. Peluche magari la sera. Comunque, allora. Ma ci avrei dormito col peluche. Com'è che avete detto che avete visto un altro? Magari sotto a letto. Bimbi, ascoltatemi un attimo. Dovete prendere. Prendetene una di pochette, che non 10. Qua dentro cosa c'è? Pesantissima. Trovato. Ok, mettetevi qua i peluche. E c'è posto uno e stasera dormite senza. Ce la fai tu a dormire senza il peluche o hai bisogno? Riesco? Riesci? Sì. Sicura che non piangi di notte? Sono il peluche. Ok, va bene. Va bene, vediamo se qua queste sono quelle mie. Vado a prendere fuori, vado a prendere fuori quello. No, vado io. No, non ci arrivi, sei alto 1,10 m, Anastasia. Un metro e 19. E allora? Non ce la fa, vado anch'io. Anzi, in su. Insultala da qua. Guarda, insultala. Ah. Guardala, aspetta. Guardatela. Cosa sei? No, quello è mio, ma lascia stare. Prendi tu i pantaloncini e la maglietta. La maglietta è impossibile che riesci a prenderla. Non ce la posso. Cioè, io veramente ti credevo molto più tonta. Ti credevo molto più tonta, comunque. Cioè, un po' lo sei. Prende la mia maglia. Ani, la strappi. Ani, Simon. Mostriciattola. I pantaloncini. Ma hai preso anche la cosa. I pantaloncini. No, cade. Guarda, volete vedere che non... Bravissima. Ammazza, tirate in faccia. Adesso le calze. Guarda che ci sono anche lì delle calzine, eh? Non se lo so. Ah, vediamo un po'. Miss 1,19 m. Ce l'ho molletta. No, attenta. Mamma, rompe il filo. Adesso di... Anastasia, si rompe la calza. Vado io? Le prendo io? Le ha prese? No, dai, Ani, però si rompono. Anastasia, perché devi sempre fare stupidaggini nella vita? Si rompe. No, Anastasia, si rompe. Miss... Guarda, Vane, Fera. Brava. Anche di là ce ne sono. No, sì, forse una vostra. Cosa lì? Vane, vai a vedere se nel sendino di là ci sono cose tue. Okay. Ok, va bene. Aspetta, ma sono asciutte, le ho stese stamattina. Mia. Sì, cioè, figurati, qua si asciuga tutto in 5 minuti. Guarda, sei tonta, però oggi hai dato veramente dimostrazione che a volte ci sei con la testa. Quelle sono di papà, fa niente amore, lascia stare, ci pensiamo noi. Vai a vedere se c'è qualcosa anche tu di là. Anche tu.
Da qui che non c'è voglia. Ma hai preso solo le cose della mamma di papà, non abbiamo detto quelle di prendere. Vabbè, ma lo sai che lei non capisce tutto. Sono arrivata prima io. Vabbè, non sai che lei non è che capisce tutto al volo, ci vuole un po'. Poi guarda, ti sembra un atteggiamento di una persona normale, cioè veramente Anastasia, mamma mia, con te io non ti aiuto. Io non ti aiuto. Adesso cado. Cadi? Perché ti dovrei aiutare? Non lo so. Dai, vieni. Non riesco. Ma sì, dai, che tanto pesi 5 quindi etti. Dai, scendi. No. Dai, prendila. Dai, prendi la tua sorellina, che se si fa male. No, ma che ti lanci? Ti lancio io al contrario. Dai, vieni. Ecco qua. Ok, allora Anastasia, ragazzi, miracolosamente è riuscita a compiere una missione. Non sappiamo cosa sta facendo. Eccola. Ecco. Perfetto. Ok, adesso Anastasia devi spiegare tutto. Mi serve il mio sacchetto delle calze. L'ho già messo qua. No, mi serve. L'ho già messo qua. L'ho già messo qua. E mi serve. Ho capito, ma sei tonta, te l'ho detto. Ma io ti ho detto, non mettelo che ancora devo prendere. Non è vero, le hai viste adesso le calze, non dire le bugie. Vedi che questo è bagnato, mannaggia a te. Un pochino. Vediamo. E poi che te lo vedo. Come? Che te lo vedo. Ascolta, quante magliette avevi, Anastasia? Vediamo se te lo ricordi, perché non le voglio portare no, più. No, 10. Di chi è? Allora va bene. Cosa stai facendo? Anastasia, quanti pantaloncini avevi? C'erano? 6? 6. Allora, ne mancava uno per fare 7? Sì, quello c'è. 7. Va bene. Ma c'è il 7? Boh. Lo so. Ok, dove vai? Vanessa, mamma mia, anche tu, Me li hai dovuti disfare tutti, erano tutte enormi. No, adesso sono una al contrario dell'altra. Non è vero. Vero? Dove cosa fai? Non andare sotto il letto, che già non sei pulitissima, che non ti lavi quasi mai. Vai sotto il letto. Ma devo peggio. Appunto. Aspetta, la dobbiamo fare piangere, la dobbiamo fare piangere. Senza che ti offendi, vieni qua. Vieni qua, senza che ti offendi. Non è vero. Ma senti, vieni qua. Vieni come sì. Perché mi dici che non è vero? Li vedo, Vedi? Vuole essere, avere le orecchie pulite. Mamma, tu ma a che vuoi bene di più? Non va bene. Ma allora, cioè, nel senso, non è che io voglio bene di più a Vane, Però è nata prima di te, quindi io... Non c'entra. Vabbè, ma la Vane è tanto brava, poverina, quando tu sei nata era piccolina. Insomma, siamo stati un po' distanti per colpa tua che sei nata, quindi lei mi guardava seduta sul divano, aveva solo 3 anni. Io dovevo stare dietro a te. E quindi ovviamente voglio un pochino più... Ma no, ma non devi piangere, nel senso voglio bene anche a te. No, ma voglio bene anche a te, però voglio più bene a lei. Oh, insomma, io penso che tutti i genitori abbiano una preferenza, Non sei cattivissimo. Ah, non è vero, ti sto solo dicendo che preferisco un pochino più lei di te. Ma sai che anche a te ti voglio bene, insomma, non ci mancherebbe. Ti ho partorita io, un po' di bene ci deve essere per forza. No, vabbè, vedi che se fai così non ti voglio manco bene un pochino così poi, Dai, su. Anzino. Amo tutti i miei figli nella stessa identica maniera. Forse questa volta sono stata un po' pesantuccia e quindi andiamo a svelare ad Anastasia che era uno scherzo. Chiedo scusa, ma sto veramente scherzando. Andiamo, Vane, andiamo a dirle che è uno scherzo.
No, amore, mamma si sta facendo uno scherzo. No, scusa. Ma no, è uno scherzo che abbiamo deciso io e Vanessina per fare questo video. Dovevamo prenderti in giro e dirti cose brutte. Però i denti lavateli. Scherza, ma no, amore, che la mamma e Vane ti amano tantissimo. Ti amiamo tutti tantissimo perché tu sei la più piccolina di casa e quindi sei quella più coccolata e più coccolina. Dai, amore, pace fatta? Hai capito che era uno scherzo? Sai che ogni tanto facciamo qualche scherzetto? Pace fatta, amore? Sì. Cucciolini e cuccioline, se questo scherzo vi è piaciuto, mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale. E comprate le nostre unghie su www.vanitydoll.shop. E se ci sono altri scherzi che vi piacerebbe vedere, scrivetecelo nei commenti. Buongiorno, cuccioline e cuccioline! Ciao, Aria! Allora, Aria, come with us! What? Yes, Crodino. Prendila. Allora, cucciolini, cosa facciamo oggi? Assaggiamo che cosa? La cioccolatini di Inghilterra. Oggi assaggiamo i cioccolatini che Aria. Guardate, ci siamo uguali. Siete bellissime. Sì, anche voi due avete lo stesso costume e Anastasia e Aria hanno lo stesso costume. Aria, vai a prendere i cioccolatini. Vai. Andate. Ok, allora, questa sera abbiamo deciso di fare il bagno alle 3 di notte in piscina. Sì. Siete cariche? Siete pronte? Sì. Siete sicure? Però vabbè. Siete sicure di volerlo fare? Ma anche alle 3 di notte quando c'è la mostra. I mostri alle 3 di notte ci sono. Anche tu ti chiami la ghost? The ghost, i fantasmi. Sì. Oh, fammi vedere, Aria. Oh, questi è un cioccolato, ma questi come una flake. Buono, con i cornflake. Sì. Questo è un cioccolato con i cornflakes, cereal. Ah no, questi no, sono con i cornflakes. No, sì, li ho letti. Leggi. Ah, ok. Ok? Ma questo crunchy è con la miele? Honey? Ok, iniziamo con questi e cioccolato. Buonissimi. Iniziamo con la... Ok, Aria, let's go. Okay. Ok, prima assaggiamo. Ragazze, io ve lo dico già, che li assaggio pure io e anche Samantha li voleva assaggiare. Aria, ask your mom, please. Mamma! Ok. Vieni a assaggiare i cioccolatini con noi? Ok, vai Aria, date una sedia ad Aria, fate sedere anche Aria. E tu sei con lei? Ah, ok. Dove va Aria? Aria vuole farci un cocktail. Aria vuole farci un cocktail. Ma non va. Okay. Aria, come! Cioccolato! No, aspetta, aspetta. Oh my god. No, aspetta. Okay. Mia bocca è come menta. La tua bocca? La cicca. Hai mangiato la cicca e quindi? Ok. Ok, 3, 2, 1. Come sono? Vedere cosa c'è dentro. Buoni, adesso li assaggio anch'io. Buoni? Good, Aria? Yeah? Voi li conoscete già, immagino, vero, questi cioccolatini? Isabella, dalla tua faccia vorrei uno, grazie. Subito, okay. Immediatamente anche. Ok, grazie. Aria, assaggio anch'io? Buono. Un po' farinoso. Però è buono, buonissimo. Ok, assaggiamo gli altri. Adesso assaggiamo questi. Questo è tutto cioccolato? Sì, non c'è niente. Only chocolate. Ok, buonissimi. No, non così. Avevo proprio voglia di cioccolato. È tanto che non mangio cioccolato e basta. Vabbè, aspettiamo, è un bottone. Ah, sì, ti chiami Aria. Bottoni di cioccolato. Aria, bottoni di cioccolato. Vieni, Aria. Aria, come. Ok, mangiamo il button, chocolate button. Ok, 3, 2, 1, viva. Buoni? Good, Aria? Ok.
come so. Anch'io, uè. Assaggiamo il bottone di cioccolato. Buonissimo. Ah, ok, no. Questo è buonissimo. Posso fare io? È più buono di quello di prima. La crunchy rock. Questo è crunchy, vero? Sì. Con dentro forse dei cornflakes. Vediamo. Bello. Guardate. Buonissimi. Ok. 3, 2, 1. Assaggiamo l'ultimo cioccolatino crunchy con i cornflakes. Buonissimo. Ora, i cioccolatini sono finiti, li abbiamo provati tutti, votiamoli però, allora votiamoli, dai. Io a questo qua gli do un 9. Questo un 10 lode veramente. E questo qua un 8 e mezzo. Ok. Isabella? Questi mi piacciono tanto. Questo è un 10. 10, ok. Questo 7. Ok. Mi piace tanto, ma è non... buono. E questo un 8. Un 8. Perché è solo cioccolato, non c'è tanto. Esatto. Ognuno ha i suoi gusti. Anastasia? Okay. Allora, a me questo gli do 8. Ok. A questo gli do 6. Perché non è che era tanto buono. No? Magari 7 gli do. Beh, ognuno ha i suoi gusti, amore. Se per te è un 6, è un 6, No, un 7. E per questo gli do 10. Si sono piaciuti di più, che sono puri, solo cioccolato, vero? Sì. Allora, bambine, adesso facciamo una pausa. Poi andiamo a cena e ci vediamo stasera con il bagno in piscina alle 3 di notte. 3 di notte! Attenzione ai fantasmi! Sei pronta, Anastasia? Non è che poi hai paura, piangi, vedi cose strane, no? Ok, a dopo allora, ciao! Ciao! Ah, ma aspettate un attimo, è arrivata la zia Samantha, la mamma di Isabella e Aria, che voleva anche lei votare i cioccolatini. Tutti e tre? Sì. Okay. Se ti vanno, sì! Ok, ve la ricordate la zia Samantha? Buono. Allora, a te piace? Ok. Perché c'è l'aria dentro. C'è aria dentro, perfetto. Ecco perché aria non c'è più. È finita nel cioccolatino. No, ma è qua aria. Ciao aria. Ok, Samantha sa già. Piace? Croccante. Sì, beh, tu li conosci già, ovviamente. Buono. È il mio preferito. Okay. Questo qui è buono, il cioccolato normale. Sì. C'è chi piace semplice. Ciao. Ciao amore. Ok, grazie per la tua testimonianza, ma... Allora, cuccioline e cuccioline, facciamo un sondaggio. Scrivete nei commenti se secondo voi la zia Samantha ed io, perché siamo sorelle, ci assomigliamo. Sì, no, pochino, per niente. Ok bimbe, siamo appena tornate da cena. Isabella e Vanessa sono già uscite con il costume e le furbette, mentre Anastasia e Aria devono ancora indossare il costume. Aria wear dress e wear costume. Sì, ma si dice costume? Costume. Quindi ascoltate, non facciamo troppo caos. Andate a mettere il costume, Anastasia e Aria, e ci vediamo in piscina. Ok, tutti insieme. Siete contente? Sì. Speriamo che l'acqua non sia troppo fredda, eh. Attenzione perché aspettate, a quest'ora. Vado a toccare. C'è il gatto! Era qua, amore. Com'è l'acqua? Normale. Bene, non è troppo fredda. Provo anch'io, ragazzi, perché non mi fido. No, è fresca, eh. Comunque, ok. Sì. Allora, bambine, visto che in tantissimi, Isabella, sì, ci hanno chiesto di essere salutate anche da te, da Aria, ma veramente, veramente in tanti, salutiamo già adesso così non ci dimentichiamo. Sì. Chi sono? Miriam. Silvia. E Anna. Ok. Ciao. Aspettate. Saluto Stitch. Bravo amore. Ok, andate a mettere il costumino. Ah, volevo dirvi una cosa. Dicono, c'è una legend che sì, narra che di notte ci sono i fantasmi in piscina. Yeah. The same at night when it's in the night time there's monsters and fairies. Are ghosts. And ghosts.
strange people. Ok? Yeah. Yes. Ok. Ok, andate a mettere il costume. Ok, allora, anche Anastasia e Aria. Guarda, vieni Aria. Io e Isa abbiamo le treccine qua uguali. È vero, ma mi sono fatte le treccine uguali, bellissime. Bellissime, amore, ma sono tutte due bellissime. Ok, dai, cominciamo a entrare in acqua. Freddo. Isabella, è freddo, Isabella. Ah, Aria è super attiva invece, ha già messo il gonfiabile. Dove siete? Dove sei? Oh. Ok, ognuno di voi lava i piedini. Anastasia, la prima a entrare sei tu. Allora, non dobbiamo cadere dal gonfiabile. Allora. Non dovete cadere dal gonfiabile, questa non la sapevo. Non ti lanciare, che ci sono io e mi bagno. Io aria in quello, poi va. Dammi il braccio. Dagli il braccio, dagli il braccio. Dammi il braccio. Cosa? Oh. Oddio ragazzi. Vediamo ragazzi, Vanessa dice che c'è un tafano in acqua. Vero ma? Potrebbe essere, sì. Vai Vane. Stai attenta, non dov'è? Farti pungere. È sotto il gommino, sposta quello. Sotto il gonfiabile. Non c'è più, l'abbiamo perso. Ah, ce l'hai attaccato. Ah, eccolo qua, oddio, ma sei sicura? Non nego. Ma secondo me non è un tafano, secondo me è un pezzo d'erba. Ecco, ce l'hai lì. Tiralo fuori. Uccidilo. Vanessa, schiaccialo col piede. Bravissima. Ok, vai Isabella. Aspettami i piedi. Allora. Non è fredda? Aria e Anastasia sono già sul gonfiabile. Tutte e due sullo stesso gonfiabile. Ma da quello che ho capito c'è una sfida in atto. Il primo. Sono paura perché c'è il fantasma. C'è il fantasma, Isabella. Non avere paura, ci sono io. Ok. Che ti proteggo. Allora, Isabella e Vanessa. Da quello che ho capito. Ma non è fredda, eh? Anastasia, fai parlare anche me. Non urlare troppo, altrimenti arriva il fantasma. Vediamo se anche Isabella e Vanessa riescono a sopravvivere sul gonfiabile senza cadere. Non dovete cadere. Bravissima! Ok. Allora, fatemi sapere intanto com'è l'acqua. Ma non è caldo, ma non è freddo. Quindi è piacevole, un pochino fresca. Qua c'è qualche bimbo. C'è qualche bimbo fuori dall'acqua. Cosa è successo? Vanessa? Allora, in questo momento Vanessa e Isabella stanno vincendo, perché sono. Ma prima aria fuori dall'acqua. Qualcuno di voi vorrebbe un gelato? Sì. Davvero? Sì, anche io. Wow. No, vale. Non lo so, abbiamo i cornetti. Fammi vedere quali ci sono, poi dimmi quali ci sono, ok? Vado a vedere, volete il gelato voi? Anastasia, vuoi il gelato? Yes. Sì? Il gelato, io. Ok. Allora vado a guardare quali gelati ci sono, ok? Okay. Fate le brave. Porta l'asciugamano se ci dobbiamo asciugare le mani. Io ho portato questi, due cornetti e due biscottini, va bene? Ok, io biscottino. Lo so. Ah, ok. Cornetto, Isabella? Ok. Grazie. Prego. No, biscottino. Aria, do you want cornetto? Ti piace? Do you like cornetto? Ok. Prendi cornetto. Com'è, Vane? Buono? Avevi voglia di gelato? Sì. Anche tu? Amore, com'è il gelatino? Buono? È buono, Aria? Sì! Dai, che abbiamo un'altra sfida da fare. Allora, chi ha finito il gelato? No. Solo Anastasia! Chi perché è piccolino? Era piccolino. Chi è che ha gelato piccolino, Vanessa? No, amore, basta. Basta gelato. Un altro. È tardissimo, eh? Allora,
No, io non sto giocando, ho sentito un rumore. Hai sentito un rumore? Come in ogni acqua di là. Di là? Devo piedi. Andare a controllare? Sì. Volete che vado a controllare? Sì. Ok, vediamo se c'è. Ok, dai. Se uno venite in soccorso, però più paura. Vai via. Addio. Vai, vai, vai. Tutto ok? Sicura? Sì, mi sembra di sì. Ok? Ok. Isabella, dove stai andando? In bagno. Devi andare in bagno? Scappa. Ok, vai, amore. Sì, va bene. Ti riesci gelato, Sì, ok. Ok, Isabella è andata in bagno, la aspettiamo così poi procediamo con la challenge, ok? Ok. Ragazze, ma Isabella quanto tempo ci sta mettendo a tornare? Non è che sta. Ragazzi, scusate, io. Scusate un attimo, bimbe, non. Devo fare un attimo una cosa, devo andare a vedere una cosa, arrivo subito, Ok, ma cosa succede? Ma no, niente, volevo capire qua se la piscina stesse perdendo acqua. Ok. Ok, no, tutto a posto, ok. Mi sembrava di aver visto un'ombra, un personaggio che è spuntato fuori dietro la piscina, ma non ho ben capito di chi si trattasse. Se avete visto qualcosa, per favore scrivetemelo nei commenti, ok? Sono un po' spaventata, ma spero che sia tardi e che sia molto stanca e che io abbia visto questa ombra solo perché sono molto stanca. Scrivetemi nei commenti se avete visto qualcosa anche voi. E che cosa? Mamma, tutto ok? Sì, tutto ok. Sono andata un attimo a vedere se perdeva la piscina perché mi sembrava di aver visto che usciva dell'acqua dalla piscina. Comunque tutto ok. Ma Isabella non arriva più, Isabella. Ma speriamo che Isabella non stia male, perché a questo punto mi viene da pensare che non sia... Ah, Isa, ciao! Tutto ok? Sì, perché? Mi hai fatto uno scherzo, per caso? Sì. No? Che scherzo? Scherzo? No. No? Boh. Di questo? No, così. Niente, non ti preoccupare. Dai, ragazze, che dobbiamo fare la challenge! Dobbiamo fare la challenge! Ok. Allora, dai, sali sul gonfiabile. Ok, la prossima è la lotta. Ok, facciamo la lotta. Aspetta. Non riesce Isabella a salire? No, you turn into awesome, we turn into you. Isabella, you turn into awesome, we turn into you. Ok. Riusciamo? No. No. Ti faccio salire prima te, eh? Ok. Ma lollipop! Ok, perfetto. Ok. Adesso dovete riuscire ad allontanarvi. Ok, così. Ok, va bene. Aria e Anastasia, avete vinto la challenge. Yeah! Avete vinto la challenge. Ma ragazzi, guardate che c'è. Uscite. Piano. Samantha, aiutaci, c'è qualcuno, Samantha. Isabella, no. Questo è quello. Piano, Isabella, non cascare, non scivolare. Oddio, ma chi è? Via. Ti l'asciugamano. Via. Ok, ragazze, come io vi... Non lo so. Io prima, Isabella, quando tu eri in bagno, ho visto questa immagine, questa faccia, questa... No. E credevo che eri tu che ci facevi uno scherzo. Ma io in bagno. Adesso l'ho capito davvero, ma non so... No, chi è? Oh my god. Oh mio dio, ma chi è? Allora, qua ci sono tanti gatti randagi, ma scimmie randagi non ne avevo mai viste. Andiamo. Sì, adesso dai. Ok, asciugatevi, andiamo dentro, chiamiamo i carabinieri. Dai. Via. Scappa. Ho paura. Dentro. Spegni. Vogliamo andare in camera? Andiamo in camera che qua fa freddo. Venite. Sami, vieni. Chiudi tutto con la chiave. Oh my god, Marietta. Oh. Ma chi è? Chi è? Non lo so, Isabella, non lo so. Ho detto, non è io. So,
sono qua da 2 mesi, non mi è mai successo, non ho mai visto. Forse perché quando si fa il bagno a mezzanotte avevo sentito dire che da queste parti c'è, narra una leggenda, che spuntano all'improvviso queste facce strane. Sì. Aspetta che chiudo, chiudiamo tutto. Okay. Quando subito una doccia. Sì, ragazzi. Ce ne andiamo, Ani. Vuoi andare via? Andiamo a casa. Sei spaventata? Andiamo a casa. E quale casa? Ma in quale casa andiamo? No, io non ho un'altra casa. Ah, Novara. No, ho fatto paura perché. Cioè, cosa è successo? Si è aperta la porta? Sì. Oh, Ani, attenta, Vane, chiudi a chiave. Chiudi a chiave. Scusa. Ok. Ok, ma voi cosa avete visto in particolare? A me sembrava una scimmia. Anche a me. Anche a te? Anche a te? Aria, Sims, Monkey. A Monkey Man, eh? È infatti una scimmia, un uomo scimmia, ha ragione. Oddio, questa è un'altra maledizione. La maledizione della porta che non si chiude. No, perché ho fatto questo. Oh, sei sempre chiusa, eh? Cos'è perché? Che i nostri papà non ci sono. No, infatti. Sono andati via a mangiare in quel ristorante. Ho preso. Ma noi siamo andati con loro, però loro sono andati poi in centro a fare un giro. È vero, ci sono i mostri di notte. Sì, sono i mostri di notte, Aria. Secondo me. Ma io non lo sapevo, però ne ho sentito parlare. Scimmietta, non... ho preso mio papà e tuo papà, perché non c'è. Beh, loro sono andati in centro a fare una passeggiata. No, come sei tu, Bruno? Vanna, ascolta, io me la sto facendo addosso, no, eh. No, ho sentito tipo una, non so, ho capito. E se gli diamo una banana? Magari se ne va. Una banana. Ok, mi prendo. Ma non ne ho banane, però. Oggi non le abbiamo comprate. No, vabbè, no, dai. No. Se gli diamo una banana. No, dai, no, non credo. Secondo me se gli diamo una banana, lui torna poi, perché se gli diamo da mangiare torna. Quindi è meglio non dargli niente. Perché noi abbiamo dato il cibo al gatto, ora sono. Appunto, noi abbiamo dato il cibo al gatto e il gatto è tornato. Però noi banane non ne abbiamo mai date a nessuno, quindi non vedo perché questa scimmia debba essere. Non so, non diamogli banane perché altrimenti torna. A Novara forse avevamo fatto un video, c'era lo scimpanzé. Sì. Oddio, non è che è lui, c'è avuto. Era tutto nero. No. Aria, stai tranquilla, amore, stai tranquilla, non ti preoccupare. Sì, tutto nero. Sì, pelosissimo. Sì, gli avevamo dato anche la banana. Sì, gli avevamo dato la banana. Ma secondo te? Manchi banana. Manchi banana, sì. Secondo io, questa scimmietta è la fantasma di Villa Danessa. Di Villa Danessa, la nostra villa. E noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto stasera. Questo è il figlio di quello che avevamo visto in strada Novara? Mamma, non lo so. Sì, Vane, tranquilla, amore, non ti preoccupare, adesso li chiamo. Allora, facciamo una cosa, ragazze, chiudiamo il video qua, ok? Perché non lo so, cioè, io sinceramente devo uscire a controllare, perché è comunque casa mia e devo capire che cosa sta succedendo. Chiamiamo nel frattempo zia Samantha. Zia Samantha chiama i carabinieri, Chiama i carabinieri. Zia Samantha è coraggiosa, più coraggiosa, è mia sorella, ma siamo diverse, lei è più coraggiosa di me. No, aspetta, prima di uscire guardo. A me anche quella finestra lì mi preoccupa un po'. Sì, io ho visto qualcuno. No, dai, ti prego, Ani. Vanessa, stai calma, ok? Stai calma. Salutiamo, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao. Andiamo, perché c'è qualcuno. Sì, dobbiamo... Oh, sorry. Non apriamo la porta. Chiamiamo i carabinieri e usciamo da quella finestra. Ok, va bene. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.